Vi dico solo che questa è stata la mia reazione direttamente nello Steve Jobs Theater quando è stato annunciato Apple Watch Ultra. Quick physical control for a range of functions. Forse un po' esagerata, ma vi assicuro che per il tipo di esperienza che voglio portare qui sul canale è assolutamente lo smartwatch perfetto. Datevi un'occhiata a che cosa uscirà sabato. Quindi, iscrivetevi al canale e noi iniziamo con l'unboxing. Che cosa abbiamo per noi? C'è la confezione di Apple Watch Ultra, completamente diversa da quella di un canonico Apple Watch, ma soprattutto un nuovo cinturino. Questa è la versione sub, dovrebbe esserci quella da alpinista all'interno direttamente della confezione. Tutta la nuova linea di cinturini è un tema che affronteremo tra un attimo, ma che è la vera genialata. Scatola completamente realizzata in carta uso mano, ma con sempre l'impressione Apple Watch sul fianco. Le solite due alette che servono in qualche modo ad aprire il nostro Apple Watch. Che figata! Che figata! Allora, mi piace un sacco l'idea che abbiano fatto un packaging custom, visto che qui stiamo parlando di un pubblico e un target di riferimento completamente diverso. In questo caso lo vedete, la foto, diciamo, di sfondo della carta, anziché essere tutte le varie, i vari cinturini, le varie cose colorate, è una bellissima montagna. E questo ci fa subito capire qual è la vocazione, il senso, l'idea che c'è dietro un Apple Watch Ultra. Oltre a questo abbiamo un manualetto completamente anch'esso diverso da quanto mai visto prima, bello, in carta uso mano anch'esso, con tutta la spiegazione di cosa stiamo veramente portando a casa. Questa è l'intera lineup di Apple Watch Ultra, lineup che si distingue solamente dal cinturino in dotazione a seconda della tipologia. Vedete, c'è Alpine, Ocean, Trail, quindi hanno delle caratteristiche tecniche differenti. Abbiamo una spiegazione di vario tipo su come si ricarica e su come si utilizzano gli strumenti aggiuntivi di cui è dotato, che vedremo sicuramente tra un attimo. Guardate che figata, sono veramente stupende queste, che bella l'aletta con dentro poi il modulo della garanzia e dei vari privacy eccetera eccetera, bellissimo, questo è da tenere anche perché è fatto veramente veramente bene. Non perdiamo però altro tempo e andiamo al vero protagonista di questo unboxing. Questa è la sua scatola, con sotto la scatola del cinturino, due cose assolutamente separate, minimalismo rispettato ancora una volta sulla confezione. Andiamo a fare l'apertura. Hola! Questo è quello che ci troviamo di fronte. La cosa che salta all'occhio è che davvero la carta mi piace tantissimo, è tutta uso mano e naturale, rispetto a quella di Apple Watch canonico, che invece ancora rimane patinata lucida. Quindi dovrebbe esserci zero uso di plastica all'interno, almeno di questo packaging, completamente riciclabile. Questo è il classico contenitore del cavo di ricarica. In questo caso di solito ci vanno le iPods, le cuffiette messe dentro la carta, così il cavo non è mai messo in questa maniera. Però insomma, quello che lo rende unico è il fatto che, vedete, c'è una localizzazione GPS segnata. E abbiamo scoperto dal video del buon Yakidale, che l'ha già provato in anteprima, in realtà l'ha portato in montagna, l'ha portato sott'acqua, insomma datevi un occhio al suo video e poi aspettate anche il mio, perché farò qualcosa di assolutamente diverso. Insomma, dicevo, queste coordinate geografiche sono il centro dell'Apple Loop di Cupertino. Questo è il cavo di ricarica, diverso da quello di Apple Watch a cui siamo abituati, nel senso che lo vedete, è certo un cavo USB-C, ma è completamente rivestito di tessuto, di tela, come quello per esempio, per intenderci, del nuovo MacBook Air o dei nuovi MacBook in generale, quindi un pochino più resistente e assolutamente fighissimo. Il retro è di alluminio invece, non è acciaio, che secondo me va bene perché è più leggero e l'obiettivo, anzi forse è titanio, sapete cosa? Questo probabilmente è titanio, perché tutto l'Apple Watch è fatto assolutamente di titanio. Andiamo a vedere allora questo nostro amico e protagonista, incartato solamente della carta, appunto. Mamma mia ragazzi, è pazzesco. Allora, vediamo un attimo, facciamo una bella cosa. Io lo trovo qualcosa di fenomenale, lo sapete, ho sempre amato Apple Watch, lo possiedo dal modello 1, questo in questo caso è un modello acciaio con maglia milanese che mi piace tantissimo, ma credo che per le mie esigenze, diciamo, multisfaccettate nella vita di tutti i giorni, questo sia veramente una figata. Il retro in ceramica mi fa letteralmente impazzire, guardate che meraviglia, stupendo. 49 mm, leggero, ragazzi è leggero, forse più del mio, sapete che forse è addirittura più leggero? Beh, sicuramente è più leggero se lo consideriamo con la maglia... È più leggero. Se prendiamo un serie 7 in questo caso con maglia milanese in acciaio, è più pesante del solo titanio di cui è fatta questa cassa, quindi non mi preoccuperei del peso, quindi probabilmente al polso è qualcosa di assolutamente super super portabile, insomma, anche nella vita di tutti i giorni. Vado ad aprire il cinturino per renderlo completo e opla, che bellezza, impazzisco. Tra l'altro quello che mi fa andare più fuori di testa di tutto è che
è diventato il colore dell'anno dello studio e del mio canale, insomma, questo arancione. Quindi capite che mi ha ulteriormente triggerato vedere questa presentazione. Allora, questo è pazzesco, è il mio cinturino preferito quando l'hanno lanciato, sarà il colore, sarà per come è fatto, leggerissimo, realizzato con quelli che sembrano le fibre di cui sono fatte di solito gli imbraghi o comunque le cose tecniche da arrampicata da montagna. Piccolo spoiler, io facevo arrampicata sportiva, quindi insomma possiamo vedere di trovare un modo di testarlo in maniera così pratica. Questo è il gancio in titanio che serve ovviamente a regolarlo a seconda della dimensione del vostro polso. Stupendo, veramente stupendo. Vado ad infilarlo all'interno del corpo, così possiamo accenderlo e configurarlo. Eccolo qui. Mamma mia, mi piace tantissimo a livello estetico. Apro anche il cinturino subacqueo, che così possiamo visionarlo e capire esattamente quali sono le sue caratteristiche. In questo caso è giallo, non so se riuscite a vederlo, questa qua si apre e serve a fare effettivamente la chiusura. Che figata! Eccoci qui con la configurazione fatta, guardate che bene che sta vicino al mio Pro Max, bianco e argento, veramente strepitoso. In ogni caso, eccolo qui, al mio polso devo dire che non sta male, nel senso che non ho un polso particolarmente grosso, è abbastanza sottile, però devo dire che funziona. Ecco, pesa meno anche come percepito rispetto al modello precedente o comunque al modello acciaio, e non è affatto male come cosa. Display completamente piatto, anche questa è una cosa molto diversa dal modello, diciamo, canonico di Apple Watch, che ha il display curvo che lo rende anche un po' più vecchio come percepito, secondo me, anche se devo dire che, essendo che questo Ultra coesiste anche con l'Apple Watch serie 8, non si può parlare veramente di un progresso. Io sono entusiasta di un modello dedicato all'attività sportiva o comunque alle attività estreme, perché mi piacciono i dispositivi con uno scopo estremamente preciso, con uno scopo specifico in cui sono state sviluppate applicazioni e tecnica hardware dedicata. Di solito si fa veramente un grande passo in avanti quando ci si concentra su poche cose ma fatte bene. Display in zaffiro completamente piatto per evitare, insomma, che possa essere incrinato. Lo zaffiro è resistentissimo sia ai graffi che ovviamente ai colpi. In questo caso, infatti, se vedete il mio vecchio Apple Watch, non ha subito praticamente nessun tipo di danno. Il titanio di cui è composto anch'esso è pensato per essere super resistente, anche se hanno valutato di mettere questa guard, diciamo, per bloccare eventuali urti sulle ghiere laterali. Ghiere laterali che rimangono invariate nelle loro funzionalità. Abbiamo la solita Digital Crown che ci permette di muoverci all'interno dell'interfaccia, il tasto che ci richiama, insomma, che richiama le ultime applicazioni aperte. Quello che è sicuramente diverso è il nuovo tasto azione, questo qui che può essere effettivamente configurato, arancione, molto figo, serve per avviare per esempio una modalità allenamento in modo rapido, per avviare qualsiasi applicazione, insomma, vogliamo, si può tutto settare direttamente dall'applicazione Watch. Tenete ben conto che questa è una primissima impressione, dovremmo poi andare a vedere nel dettaglio come si fa. Questo è il menu dentro l'applicazione dedicata. Come vedete possiamo scegliere quale app può essere avviata, chiaramente adesso è appena arrivato, anzi esce domani, quindi non abbiamo ancora le varie app che possono essere scelte, però fighissimo. Cronometro, waypoint, torna sui tuoi passi, immersione, torcia, che fico. Vediamo subito come funziona. Ok, disattiva così. Niente, la torcia semplicemente ovviamente che va a mettere alla massima luminosità possibile lo schermo, poi possiamo cambiargli l'intensità, il colore, eccetera, eccetera. Vabbè, molto simpatico e carino. Vi faccio poi vedere che cosa sono i waypoint. Altra peculiarità di questo Apple Watch Ultra, il fatto che se ruotiamo la Digital Crown va in modalità notte, quindi con questa interfaccia completamente rossa che ci permette di non sforzare gli occhi quando ci muoviamo all'interno di uno scenario appunto buio, come la sera. Molto bella questa nuova interfaccia diciamo di riassunto di tutte le caratteristiche tecniche nuove che ha questo Apple Watch, quindi abbiamo la bussola, abbiamo i waypoint, abbiamo l'attività, abbiamo tutto quello che ci può servire, insomma, per tenere sotto controllo una situazione outdoor, che è esattamente dove andremo poi a testarlo. Quindi mi raccomando, rimanete iscritti al canale. Se vado a toccare sulla bussola, è questa nuovissima applicazione rispetto al modello precedente che ci permette di essere anche molto più precisi. Sia la bussola che il GPS sono stati migliorati, il GPS è addirittura in doppia banda, quindi precisissimo quando dobbiamo mappare sia la nostra posizione, perfettamente integrato sempre sull'Apple Watch senza bisogno di iPhone, sia per esempio se dobbiamo far partire una maratona, una corsa, in modo da essere tracciati in maniera molto, molto puntuale. Oltre ad avere questo nuovo doppio GPS, abbiamo anche un sensore barometrico che serve ovviamente per leggere la pressione atmosferica, fare delle previsioni, ma soprattutto a leggere l'altitudine in maniera molto precisa. Abbiamo un sensore che ci permette di capire quanto forte è stata una certa decelerazione in G, come abbiamo già visto anche su iPhone 14, quindi in caso di incidente lui ci chiama i soccorsi in maniera totalmente automatica. A proposito di soccorsi, vedete che se tengo premuto il tasto diciamo standard che permette
permette di andare nel menu di spegnimento, possiamo attivare questa che è altro non è che una sirena, una sirena piuttosto forte che esce da questo buco, diciamo. Maria, ok, estremamente forte, che addirittura è studiata per essere sentita a centinaia di metri di distanza. Insomma, se siamo sconvolti da una valanga, insomma, potrebbe in qualche modo essere utile, ma ci sono mille altre applicazioni. Quindi sì, ha un altoparlante dedicato solo per la sirena, qui già capiamo che è una cosa molto affascinante. Ha un sensore di profondità, quindi possiamo immergerlo per andare a mappare appunto le nostre immersioni in acqua. Qui non posso mostrarvi granché perché serve ovviamente che senta dell'acqua attorno a lui. Vi invito a guardare il video di Yaki che spiega nel dettaglio questa funzionalità e anche le piccole mancanze che ha. Ovviamente non è un computer per fare sub, l'idea è che possa essere un dispositivo super versatile per fare veramente qualsiasi attività sportiva con tanta tanta batteria. Perché sì, lo vedete, questa forma maggiorata ci permette anche di avere un comparto batterie molto più capiente rispetto al modello precedente, quindi avere fino a 60 ore quando lo utilizziamo in modalità risparmio energetico, e potrebbe fare la differenza se dobbiamo passare un triathlon, fare un Ironman, decidere di insomma fare qualcosa ad alta intensità sportiva, cosa che era un po' difficile da fare con il vecchio Apple Watch proprio per la durata di batteria. Ecco, con lui tecnicamente possiamo farlo. Va a pestare i piedi ai modelli di Garmin esistenti, lo sappiamo, ci sta riferendo a quello in questo momento, ma probabilmente no, nel senso che un super professionista amatore ha bisogno di tantissima batteria, di settimane di batteria, ha bisogno di una certa quantità di funzionalità professionali legate magari alle fasce cardiache, legate a mille altri sensori che possono essere abbinati. Ecco, Apple Watch al momento è un po' indietro da questo punto di vista, però dal canto suo c'ha delle funzionalità che sono molto più popolari, quindi possiamo utilizzarlo per pagare con la carta di credito quando siamo al bar, possiamo fare delle chiamate perché certo al modulo LTE, possiamo insomma utilizzarlo come un normalissimo Apple Watch con in aggiunta questa versatilità di resistenza e di caratteristiche uniche dedicate proprio appunto all'attività sportiva. Ha anche un sensore di misurazione della temperatura, però è uguale a quello di Apple Watch 8, serve solamente per monitorare il ciclo delle donne, non serve a misurare la febbre o a misurare altri parametri, diciamo, corporei e vitali. Devo dire che mi ha convinto veramente molto su moltissimi aspetti, soprattutto quello del design. Vorrei capire come si comporta in ambiente, quali sono le sue peculiarità utilizzate veramente quando ci si muove, nel senso che, ok, bellissima la bussola e i waypoint, però vorrei in qualche modo anche cercare di, insomma, metterlo alla prova e capire effettivamente come funziona. Una prova che vorrei fare è sicuramente quella legata al cinturino, nel senso voglio vedere se funziona con il vecchio modello. Spoiler, sì, non riesco a immaginarmi come sia possibile visto che questa è da 49 mm, ma il mio modello, che è un 45 mm, va perfettamente ad infilarsi all'interno della cassa. Come vedete, se riuscite a capirlo, non ci sono gap, non ci sono disagi di nessun tipo. Allo stesso modo, sto facendo una specie di mostro, il cinturino nuovo funziona perfettamente all'interno del vecchio Apple Watch, quindi possiamo usare e comprare solo i cinturini, oppure possiamo cambiare e mettere i vecchi cinturini su questo fantastico Ultra. Quindi veramente molto approvato. Andiamo a vedere come si comportano per esempio invece le AirPods di ultima generazione. Anche loro le ho da più di una settimana, le ho portate già in aereo, vi dico già che la riduzione del rumore ha fatto veramente un gigantesco passo avanti, ma mi riservo di parlarvene nel video dedicato che farò. Altre piccole novità sono il fatto che possiamo adesso ricaricarle direttamente con il caricatore di Apple Watch, anche quello dell'Ultra, visto che è rimasto veramente invariato, veramente super super versatile questa cosa finalmente, così non dobbiamo per forza girare con il cavo Lightning, visto che stiamo andando tutti nella direzione del full wireless. Un piccolo aggancio che serve ovviamente per attaccare un cinturino e magari andare a fare qualcosa di avventuroso, mi fa morire sta roba, qualcosa di avventuroso proprio con il nostro Ultra. E poi, ultimo ma non per importanza, la funzionalità del dov'è, che ci permette di scovare dove si trovano queste cuffie. Le avevo portate con me in Islanda, le avevo lasciate nei pantaloni, diciamo, tecnici, e non le stavo più trovando. Vi giuro che ho girato per lo studio in cerca di questi maledetti pantaloni, erano infilate là dentro. Insomma, veramente approvata questa nuova lineup, spero che vi sia piaciuta questa veloce anteprima con le mie primissime impressioni su questo splendido Ultra, non vedo l'ora di metterlo alla prova, quindi lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale e noi ci rivediamo sabato prossimo con il solito prossimo video. Non è il solito prossimo video, siamo in Islanda, esce il video su iPhone 14, tenetevi prontissimi.